Ciao amici, anche oggi siamo qui a fare le nostre quattro chiacchiere, ovviamente finalizzate ad aiutarvi a vendere o a ricercare il vostro immobile. Oggi l'argomento è un argomento che affronterò in più pezzi, perché è un argomento molto ampio, soprattutto perché è strettamente legato alla pubblicità. Quindi, il nostro argomento che andremo a sviscerare in due o tre puntate è l'annuncio scritto. Perché l'annuncio scritto innanzitutto è così importante? Perché la maggioranza delle persone, per non dire tutte, nel momento che hanno trovato l'annuncio e hanno visualizzato le immagini, la fotografia e ci si rendono conto che la proprietà può essere adatta a loro, subito dopo vanno a leggere l'annuncio per rendersi conto ancora meglio se la proprietà è consona alle loro necessità, ovvio. Allora, questa azione ci porta a far cosa? A leggere l'annuncio dove ci sono tutti i discorsi un po' poetici, chiamiamoli così, dove diamo tutte le informazioni per noi importanti. Poi di solito in fondo o da qualche parte inserito su quello che vi obbliga il portale immobiliare dovete mettere delle informazioni tecniche. Queste informazioni tecniche è un attimo inserire delle informazioni scorrette. La parte che ora, oggi, vi affronterò è il numero dei locali, ok? I locali non è una teoria astratta, è una cosa ben chiara. Se chiedete a un geometra, un architetto o a un addetto catastale o a un qualunque professionista che opera nell'immobiliare, vi renderete conto che parlano quasi tutti di locali o metri quadri. Ok, i locali quali sono? I locali sono gli ambienti dove normalmente si vive o si dorme. Quindi di cosa parliamo? Delle camere da letto e della zona giorno. Il bagno e la cucina e lo sgabuzzino non sono locali. Adesso vi spiego perché. Lo sgabuzzino è abbastanza ovvio ed evidente. Lo sgombraroba è un piccolo ambiente inferiore ai 6-7 metri quadri e di solito senza finestra. Quindi è praticamente impossibile classificarlo come camera da letto, primo perché è molto piccolo e quindi fai fatica anche a infilarci un letto. In più, essendo senza finestra, non c'è un ricambio d'aria e pochi dormirebbero in una camera da letto senza finestre. Ma lo sgabuzzino è un servizio alla proprietà, così anche il bagno. Il bagno è un servizio alla proprietà perché l'uso del bagno lo facciamo quando abbiamo necessità. Non ci mettiamo, a meno che non abbiamo un bagno immenso, non ci mettiamo un divano e ci fermiamo in bagno a fare delle chiacchiere. Può anche capitare in una coppia che succeda questo, ma non è un'abitudine. Uguale la cucina. La cucina è un posto finalizzato alla cottura. Poi ci sono le cucine abitabili, dove molte famiglie le vivono come se fossero il soggiorno, ma alla fine della fiera la cucina ci si va per cucinare o per mangiare. Quindi la zona giorno nel suo complesso è un locale, compreso della cucina, ok? Lo studio è un locale, la camera da letto è un locale. Il bagno, il corridoio, lo sgombraroba sono servizi per la proprietà, per la casa. Ok? Quindi quando, se volete calcolare i vostri locali, fate presto, contate le camere da letto e guardate in zona giorno. Se c'è uno studio, c'è un ulteriore locale. Se c'è solo il soggiorno e la cucina o il cucinotto, è un locale. Ok? Quindi fate questo conto semplice e dovreste andare bene. Se poi volete essere molto tecnici, prendete una vostra visura catastale
guardate la consistenza catastale con le relative dimensioni secondo quello che dice il catasto, poi quando inserite il numero dei locali scrivete locali catastali, specificate che sono catastali, perché il calcolo dei locali catastali prevede il calcolo anche dei bagni e dei servizi che dopo un certo tot si genera un locale. Però l'ideale è la prima versione che vi ho detto, contate le camere da letto, contate la zona giorno e chiudete il discorso, perché sennò rischiate di scrivere cose come ho già visto, 7 locali, poi quando vai a vedere hai un quadrilocale, perché? Perché il proprietario ha considerato come locale sia il bagno che lo sgombraroba. E quindi 2 bagni e uno sgombraroba, è finito a scrivere 7 locali e si è trovato a dover parlare al telefono con persone di che cosa? Di case da 4 camere da letto, quando lui aveva in realtà una casa con 3 camere da letto. Quindi state attenti in queste cose, perché sennò veramente perdete tempo ad argomentare con persone che non sono minimamente interessati alla vostra proprietà. Ok? Bene, arrivati a questo punto di questo primo pezzettino dell'annuncio scritto, vi dico come sempre attivate la campanella, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, eh? E come sempre Gabetti, e sei già a casa. Ciao!